Mara Venier, il dramma dopo l'operazione, nessuno mi assicura che guarirò. Mara Venier, da vera guerriera qual è, non è intenzionata a mollare, reduce da una lesione del nervo facciale in seguito a un intervento ai denti non andato a buon fine. Si dice c'è il tempo sia in grado di guarire tutte le ferite, ma quella di Mara Venier potrebbe metterci più tempo del previsto. A oltre 2 mesi dal drammatico incidente, vissuto a causa di un intervento dentistico finito male, Mara ha svelato di essere ancora lontana dalla guarigione e dal recupero, tra cure e ripetute visite mediche. Dallo scorso giugno la conduttrice di Domenica in combatte con i postumi di una paresi facciale che ancora non le dà tregua. La lesione del nervo, in seguito a un intervento per un impianto dentale, purtroppo ci racconta in un'intervista. E lei stessa a confessarlo nel corso dell'ultima intervista rilasciata alla rivista Gente, occorrerà tempo, penso parecchio, perché ancora non sono messa benissimo, ha dichiarato la Venier molto preoccupata. Sto prendendo medicine e mi auguro di recuperare presto la sensibilità, anche se nessuno ti assicura la completa guarigione. Comunque sono in buone mani e sto cercando di reagire. Mara Venier per un attimo ho pensato di lasciare Domenica in. Mara Venier ha dovuto fare i conti con un momento di grande difficoltà, sia fisica che mentale, che per un attimo ha messo a repentaglio anche il suo ruolo in conduzione a Domenica in. Ho preso una bella botta, ho vissuto momenti brutti, di fragilità e profondo sconforto. All'inizio non riuscivo a mangiare, ho avuto un piccolo impedimento nel parlare talvolta, faccio ancora un po' fatica. Ero talmente smarrita che sulle prime volevo fermarmi per pensare solo a curarmi. Per un attimo ho anche ipotizzato che forse non avrei fatto Domenica in. E invece Mara ci sarà, a partire da domenica 19 settembre, sempre su Rai 1, stringendo i denti come una vera guerriera. In attesa della guarigione, lei prova a reagire grazie all'affetto del pubblico e a quello della sua famiglia con la quale ha recentemente trascorso le vacanze in Versilia. Ma il drammatico momento che ha vissuto le torna sempre alla memoria.